cabina con Venus, che farà, ci farà un po' vedere mentre io parlo, quindi diciamo l'esibizione vera e propria inizierà subito dopo. Vi facciamo un po' vedere in che cosa consiste e soprattutto come si inizia ad approcciarsi a questa splendida disciplina che va sotto il nome di Disc Dog, inizialmente chiamata Frisbee Dog, ma poi il frisbee è un marchio registrato. Quindi intanto facciamo un bel applauso a Marina e Venus. Intanto vediamo come sono le basi. Intanto i dischi sono dischi appositamente costruiti con i cani, quindi chiedo la cortesia a chiunque di non utilizzare i dischi presi dal Decathlon o nei negozi di giocattoli. I dischi devono essere dischi per cani, sono dischi che sono deformabili, sono dischi che sono bucabili, sono dischi che non si spaccano e sono costruiti in maniera assolutamente atossica. Ci sono di varie tenute di morso, dal morso più leggero per i cagnolini col morso morbido fino ai cani più diciamo potenti, che sono in grado di bucare anche la ghisa. Siamo pronti quindi con Francesco Ercolini e Tara che iniziano questa seconda esibizione. Come già annunciato, spazio a loro, alla musica e al divertimento. When love is true, 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 when love is true